Il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove, questa mattina si è recato nelle Marche per incontrare gli agenti della polizia penitenziaria e la dirigenza della casa circondariale di Pesaro. Durante la visita, durata circa 2 ore e mezza, il deputato di Fratelli d'Italia ha raccontato l'attività portata avanti dal governo Meloni in termini di assunzioni e non solo. Nell'istituto penitenziario, ha detto Del Mastro, ho trovato consapevolezza e capacità di far fronte alle esigenze di sicurezza, ordine e legalità. Oltre 7.000 nuove assunzioni finanziate in 20 mesi, che è una cosa senza precedenti. Se avessero fatto altrettanto nel passato, oggi non parleremmo di carenza di organico di polizia penitenziaria, ma il sovraffollamento sarebbe proprio quello della polizia penitenziaria, così come l'acquisto di 10.250 scudi antisommossa, 10.250 caschi antisommossa, 20.000 guanti antitaglio operativi per dare una dotazione organica degna di una forza di polizia, così come abbiamo discusso dei 255 milioni di edilizia penitenziaria investiti per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi. È da quando sono nato che c'è il problema del sovraffollamento, è da quando sono nato che mancano 10.000 posti detentivi. In 20 mesi il governo Meloni ha trovato le risorse per 255 milioni per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi che mancano. Il sovraffollamento si può affrontare con un piano di edilizia carceraria imponente e non con svuota carceri. Durante l'incontro, ha detto Del Mastro, sono stati affrontati i problemi atavici. Oggi, così come a Taranto circa una settimana fa, il sottosegretario alla giustizia non ha incontrato i detenuti. Il problema della sinistra è che non ha mai letto lei a sufficienza Pasolini quando invitava quei borghesi annoiati sessantottini rivoluzionari col portafoglio molto gonfio a destra e figli di papà a dire incontrate le forze dell'ordine, parlate con loro che sono figli del popolo, capite le loro esigenze e ascoltateli, così diceva Pasolini, non lo hanno letto, io l'ho letto e sono orgoglioso di parlare con le forze dell'ordine che sono figli del popolo. Per il carcere di Pesaro sono state indicate alcune necessità di interventi di edilizia penitenziaria come l'automatizzazione dei cancelli per garantire maggiore sicurezza, necessario inoltre l'intervento sulla caserma. Ed è infatti uno dei grandi problemi dell'edilizia penitenziaria di questi ultimi 20 anni è che mai nessuno ha pensato alle caserme, cioè ai luoghi dove vengono acquartierati una ragazzina di Santa Maria Capuavetere del 184esimo corso che come primo ingresso guadagna 1.100 euro, che arriva a Pesaro, assegnata a Pesaro e che non ha un posto detentivo, una caserma a Concia e che deve con quei soli 1.100 euro trovarsi anche un affitto di mercato. Noi stiamo pensando a questo anche quando parliamo di edilizia penitenziaria, perché è il welfare per uomini e donne che vestono una divisa che sono i nostri dipendenti. Il sottosegretario alla giustizia ha chiuso la mattinata esprimendo cordoglio per la scomparsa di Felice Maurizio D'Ettore, garante nazionale dei detenuti.